Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata dell'ABC del calcio, appuntamento posticipato di un'ora, abituatevi al nuovo orario perché da oggi sarà così, dalle 20 alle 21 saremo con voi a tenervi compagnia sia sul canale come al solito 86 di OneTV ma anche sul canale 165, canale nazionale, quindi insomma adesso abbiamo un po' ampliato i nostri orizzonti, parliamo ovviamente di Serie A, Serie B e Serie C, questa sera torniamo a parlare di tutto perché poi tutte le squadre sono in campo, tutte le serie stanno disputando i loro campionati, c'è stato il periodo in cui si era fermata la Serie A e la Serie C, poi si è fermata la Serie B, questa sera invece commenteremo i risultati di tutte appunto le partite che si sono disputate, qualcuna deve ancora giocarsi questa sera a partire proprio dalla Serie A perché questa sera si chiuderà la giornata di campionato con l'ultima partita, quella che riguarda il Milan che deve affrontare il Cagliari, ma vediamo tra pochissimo i risultati dell'ultima giornata di campionato perché ci sono stati dei big match importanti, li commenteremo con i nostri ospiti in studio, come sempre buonasera, ben trovato a Pino Wilson. Buonasera, bentrovati. Buonasera, bentornato in quest'anno nuovo anche a Carlo Peroni di LazioPress.it. Ciao Elisa, buonasera a tutti. Allora, partiamo proprio dai risultati dell'ultima giornata di campionato, perché poi ci sono stati, come dicevo, due big match molto importanti, giornata di campionato che si è aperta venerdì sera con il derby della capitale tra Lazio e Roma, finisce 3-0, vittoria nettissima della squadra di Simone Inzaghi, si va avanti al sabato con Bologna-Verona 1-0, il Torino pareggia in casa con lo Spezia 0-0, partita che costa la panchina di mister Giampaolo, al suo posto arriva Nicola, ne parleremo tra poco, poi Sampdoria Udinese 2-1, il Crotone batte 4-1 il Benevento in una sfida salvezza molto importante perché per il Benevento vincere avrebbe significato quasi mettere in cassaforte la salvezza, però vince invece anche in modo molto rotondo il Crotone che quindi spera nella possibile risalita. Vittoria tennistica del Napoli 6-0 sulla Fiorentina, Napoli che torna quindi in corsa anche per le primissime posizioni, Sassuolo-Parma 1-1, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con il Genoa e poi ieri sera il derby d'Italia, quello tra Inter e Juventus, un po' come il derby di Roma, non c'è stata partita, l'Inter lo vince 2-0, questa sera come detto Cagliari-Milan a chiudere la giornata di campionato. Vediamo rapidamente anche la classifica perché in attesa appunto dei rossoneri l'Inter aggancia la diretta concorrente, il Milan a 40 punti, poi un piccolo solco e tutte le altre, Roma-Napoli a 34, ricordandoci chiaramente che Napoli e Juventus hanno ancora una partita da recuperare, così come deve recuperare anche la partita appunto l'Atalanta e via via tutte le altre squadre appunto. Pino, io parto proprio da te, partiamo dal commentare questi due derby perché sono stati simili per certi versi, no? Insomma, quasi due gare completamente decise e manovrate da una squadra soltanto, da una parte la Lazio e dall'altra l'Inter, sei d'accordo? D'accordissimo, e tieni presente che quello nostro, diciamo quello di Roma non ha avuto storie in nessun momento della partita. È stata una partita in cui ti chiedevi, può essere vero che una squadra riesce a fare tanto e l'altra a subire tanto? E qui tocca analizzare un attimo del perché. Al di là di quello che ha fatto Lazzari, che credo sia stato l'uomo vincente, ma in tutti i sensi, sia come approccio, sia come corsa, sia come anche assistman, ma credo che proprio non hanno posto nulla. E quello che meraviglia è che lo stesso Fonseca, dopo l'1-0, dopo alcuni minuti il 2, è andato in balia del nulla. Non ha fatto nulla per cercare di porre ripari e ben per lui che la Lazio non ha affondato perché poteva esserci un punteggio molto molto grave. Poi forse analizzeremo forse meglio anche la partita, assolutamente. Ma è stata talmente straripante la supremazia della Lazio che non credo che bisogna dire nulla se non commentare il risultato. 3-0, Lazio rientra un'altra volta così come avevamo già ipotizzato qualche domenica fa nel novero delle grandi, quindi grande prestazione, ovviamente anche accompagnato da alcuni risultati che ci hanno dato una mano, vedi l'Inter, certo, che ci ha dato una mano, e hai preso 3 punti alla Juve, 2 punti all'Inter, all'Atalanta, 3 punti alla Roma, insomma sono tutte situazioni che ti hanno portato un'altra volta nel novero delle grandi.
Ma Carlo, può essere la partita della svolta per la Lazio un po' come è stata lo scorso anno la partita con l'Atalanta? E dall'altra parte invece, per la Roma ti aspetti che possa avere strascichi? Perché poi una vittoria così netta ha anche un po' smosso l'ambiente, perché parliamo di una Roma che, insomma, fino a prima della partita con il derby era molto, viaggiava molto sulla cresta dell'onda, no? Chiaramente sì, con sì, grandissimo entusiasmo, un'ottima squadra, un bel gioco, tanti risultati. Beh, la Roma sicuramente ne esce ridimensionata. Anche a livello di obiettivi, sicuramente l'obiettivo della Roma rimane il quarto posto, però prima del derby forse anche qualche aspettativa in più i giallorossi potevano averla. Obiettivamente, come diceva giustamente Pino, non c'è stata proprio partita tra Lazio e Roma, e forse sì, potrebbe essere la gara della svolta dei biancocelesti, semplicemente perché la Lazio i risultati stavano arrivando, ma mancava la prestazione nei 90 minuti. È arrivata la prestazione nei 90 minuti contro una Roma che ha alzato bandiera bianca dopo il terzo gol. Probabilmente veramente un 4-5-0 non avrebbe sfigurato a livello di ciò che è stato rispecchiato in campo dalle due formazioni. È stato anche emblematico il fatto degli ultimi 20-30 secondi la panchina della Lazio a festeggiare, la Roma completamente ferma. Di solito in questi casi nei derby magari in maniera non proprio di fair play, qualche parapiglia, qualcosa può succedere. Invece al triplice fischio i giallorossi sono andati immediatamente negli spogliatoi e hanno lasciato festeggiare la Lazio senza nessun problema. Quindi io lo definirei quasi un KO tecnico a livello di partita. Non c'è stato veramente mai il risultato in discussione, tanto che la prima occasione della Roma all'85esimo sul 3-0, e Giacomo non si è neanche molto lamentato con se stesso del gol sbagliato. Quindi Pino, prima di spostarci a parlare poi anche del derby d'Italia, qualcuno l'ha definito il capolavoro tattico di Simone Inzaghi. Tu hai fatto riferimento soprattutto a Manuel Lazzari, perché poi balzano agli occhi chiaramente Immobile piuttosto che Luis Alberto, che sono gli autori dei gol, e quindi è chiaro che un plauso va fatto a loro, però tutto arriva, molto arriva proprio dalla fascia di Manuel Lazzari. Ecco, è lì che vince la partita Inzaghi? Non ci sono dubbi, tatticamente non abbiamo sbagliato nulla. Noi avevamo visto la Roma giocare molte volte in contropiede, in ripartenze, con le accelerazioni, Pedro quando stava bene e Mkhitaryan che andava a 2000. Ieri non hanno trovato 10 metri di spazio. La Lazio si è rinchiusa nella propria metà campo, ma man mano che i giallorossi avevano questo possesso palla inerme del resto, sterile, sì, 2 metri ora, 2 metri dopo, scattava il contropiede, perdevano palla e siamo andati avanti. È stato un capolavoro tattico di Inzaghi, ovviamente coadiuvato dalla pratica dei giocatori. Secondo me è stato capolavoro tattico di Inzaghi ed un disastro tattico di Fonseca, perché ho rivisto un derby simile a quelli affrontati dalla Roma di Spalletti. Difesa della Roma molto alta, infatti ricordo i derby Coppa Italia con Immobile che si è involato da solo davanti alla porta, un po' simili reazioni dei primi due gol, soprattutto il secondo, lasciata la profondità a Lazzari in uno contro uno con i Bagnaz, forse lì è stata proprio sbagliata la marcatura scelta da Fonseca, e quindi sicuramente la Roma non ha mai avuto il pallone al gioco, perché poi arrivava sempre in ritardo sulle seconde palle, la Lazio l'ha dominata in tutto. Il problema è stato proprio quello, lasciare da solo il difensore giallorosso contro Lazzari straripante, mentre noi nel momento stesso in cui Spinazzola veniva avanti avevamo il raddoppio da parte di Luis Felipe e di Milinkovic. Non ha mai reso nulla difficile, certo, alla difesa della Lazio Spinazzola, invece dall'altra parte, anzi io temevo che lui fosse cambiato, ecco. Invece l'ha lasciato in campo nonostante avesse fatto due cose che nelle prime tre serie non si vede. Certo, ma Pino, arrivati a questo punto siamo quasi ormai arrivati a metà campionato apertissimo sotto ogni punto di vista, a parte appunto Milan e Inter che hanno qualche punticino in più per la vetta, però per il resto è tutto senza dubbio aperto. Roma e Lazio ambiscono entrambe alle prime quattro posizioni, possono ambire addirittura a lottare per lo scudetto, devono invece guardarsi un po' più dietro, tu che ne pensi? Questa Lazio mi fa pensare e sperare di un qualcosa in più del quarto posto. E come ti dicevo prima, abbiamo recuperato dei punti anche con il Sassuolo che stava un punto dietro e ha tolto 2 punti, ed erano partite che tutti quanti pensavamo che sulla carta fossero facili.
e parlo dell'Atalanta che col Genoa 0-0, che poi peraltro con la cura Ballardini sta facendo abbastanza bene. Sì. Il Sassuolo ha dovuto recuperare al 90° con un rigore. Insomma, ci sono i presupposti da far sperare che la Lazio sia quella che abbiamo visto l'anno scorso prima del lockdown. E la Roma cosa può ambire? Guarda, sono veramente perplesso, perché averla vista in questo modo, dovrei dire, è stata miracolata stare in quel posto. Però mi rendo conto anche che in alcune partite, soprattutto contro le piccole, ha sempre vinto gli scontri, mentre invece con le grandi ha sempre faticato, subito. Ciò mi fa pensare che non è in grado ancora dell'inserimento ai vertici della classifica. Carlo? Ma io quest'anno vedo una Serie A un po' come la Serie B. Cioè, giustamente tre partite, la striscia positiva rilancia ogni squadra in alto, delle prime 7-8, quindi forse per il campionato non vedo una grande favorita. Ieri l'Inter ha tirato fuori una grande prova di forza, però secondo me è allo stesso livello delle altre, forse leggermente più avanti, ma non come la Juventus degli scorsi anni. Quindi tutte potranno giocarsela. La Roma dovrebbe forse imparare un po' di più a gestire queste partite. Forse anche il pareggio con l'Inter, tutto sommato, è stato un risultato positivo, perché vincere con le piccole e non perdere punti con le grandi, tutto sommato, può far a fine campionato portare un bottino positivo. Al momento però ancora a livello di mentalità è indietro. Pino, la partita di ieri sera invece, quella tra Inter e Juventus, dice che l'Inter è la favorita di questo campionato? No, non credo ancora, no. Perché è una squadra che ti fa risultati come quello di ieri sera senza alcun dubbio meritato, per cui sai, battere la Juventus è comunque un'impresa. Quello che mi stupisce è proprio la Juventus. Ecco, come ti spieghi una Juve così, cioè perché, impalpabile? Perché ha da fare con diversi reparti. Quando gioca bene l'attacco non c'è la difesa, quando gioca bene la difesa non c'è il centrocampo. Insomma, è una squadra che sta cercando di trovare un po' il modulo definitivo, però non credo che abbia i protagonisti in grado di poterlo fare, soprattutto per, vedi, la difesa. Bonucci e reparto Chiellini, più in difficoltà, no? Bonucci e Chiellini sono, non dico arrivati perché non mi permetterei, ma comunque non sono al 100% rispetto agli anni scorsi. Lo stesso Danilo, che di solito abbiamo visto giocare sulle fasce, quando fa il terzo diventa un problema anche lui. Anche nel primo gol ieri si è fatto sorprendere da Lautaro, e lo stesso Vidal lo ha preso sul primo, hai ragione, quindi segno che evidentemente qualcosa non funziona. Certo. Quando mancano giocatori di provata concretezza, o che mancano per necessità, vedi Alexandro per il Covid, certo, non è in campo, il De Ligt non è in campo, quindi è un reparto che ti lascia da pensare e che tutti quanti poi se ne rendono conto. Vedi ieri l'Inter, che sembrava non dovesse avere così vita facile, mi è sembrata una partita che sicuramente ha meritato di vincere. Carlo, tu come te lo spieghi? Secondo me la Juventus è ancora affetta un po' dalla voglia di staccarsi da Allegri, ma non è in grado ancora di farlo al meglio. L'anno scorso ci ha provato con Sarri e ha vinto il campionato comunque per delle individualità, perché a livello di gioco comunque non dimostrava una netta superiorità sul profilo del gioco. Sarri non è riuscito a imprimere la sua mano, e secondo me in partite come quella di ieri sera Allegri non l'avrebbe perso, o comunque non l'avrebbe perso in questo modo. Secondo me la Juventus sta cercando anche il bel gioco, però non ha gli interpreti giusti per fare il bel gioco, e nel momento in cui Cristiano Ronaldo va in difficoltà la Juventus soffre, si ferma, e quindi questo anche a livello europeo. Forse sicuramente c'è stato un ciclo che si è chiuso, si sta aprendo un nuovo ciclo in casa bianconera, però forse servirebbe un attimo qualche calciatore in più per questo momento di transizione, perché è vero che la Juventus si può accontentare un anno di non vincere, ma sempre la Juventus. Certo. Lo stesso Ronaldo, tanto di cappello, perché ovviamente non siamo qui certo a criticare, certo, un giocatore del genere, però in alcuni atteggiamenti non lo trovi. In alcune fasi della partita sembra proprio che lui sia un distaccato, una sorta di Dzeko con la Roma.
Ragazzi, Dzeko è stato imbarazzante contro di noi. Al di là della marcatura di Acerbi e di tutto l'apparato a centrocampo e difensivo, ma sembrava uno che non avesse voglia di giocare. Pino, in tutto questo, stasera, insomma tra poco ormai, scenderà in campo il Milan sul campo del Cagliari, che quest'anno sta trovando tantissime difficoltà, un Milan che a prescindere poi dalla partita di questa sera, insomma oggi fa visite mediche Mario Mandzukic, ha già ufficializzato un altro paio di colpi, anche importanti perché arriva Maitea, appunto torna in Italia Mario Mandzukic, è un segnale per dire stiamo lì, ci crediamo noi al campionato, proviamo a vincerlo, perché insomma Mandzukic è un giocatore che avrà sì qualche annetto, però anche di Ibra si diceva ma chissà, ormai è vecchietto, questi sono giocatori di grandissima esperienza che in Serie A possono ancora dire più che la loro. Avendone disponibilità è un giocatore che qualsiasi squadra avrebbe preso. E già prima del campionato, quando si parlava di Mandzukic, ora qui, ora lì, io credo che è un giocatore che ha fatto veramente valere il proprio intuito a livello di tecnica, di tattica, e non dimenticate che lui con Allegri addirittura ha fatto il tornante. Assolutamente sì. Quindi non dimentichiamo la quasi duttilità, il terzino in alcuni frangenti. La duttilità di questo giocatore. E il Milan probabilmente anche in virtù di alcune assenze dovute ha voluto correre ai ripari, lo ha fatto nel modo migliore. Secondo me, ora tutto può succedere, ma un giocatore come Mandzukic la sua presenza la fa sentire. È un segnale a tutto l'ambiente, al campionato, allo spogliatoio, secondo sì, te? Sì, è un segnale a tutti. Il Milan non sta lì per caso e vuole rimanerci, vuole rimanere fino alla fine. Un po' questi colpi mi hanno fatto pensare all'intervista tra Ibrahimovic e Ambrosini, quella sì, chiacchierata, quando Ibra diceva il Milan è un gruppo di ragazzi, non bisogna guardare all'obiettivo perché ancora magari fanno fatica a gestire la pressione. Beh, l'arrivo di Mandzukic magari mette pressione perché è chiaro l'obiettivo, magari non sarà il Mandzukic della Juventus, ma ad oggi chi non vorrebbe avere Mario, certo, Mandzukic davanti? E tenete presente che il Milan sta pagando, come gli altri ovviamente, tanto la situazione Covid. Il Milan forse più di altri, più di perché altri, anche questa sera scendere in campo senza Çalhanoğlu e Theo Hernandez ha dovuto rinunciare nel oltre tempo a quelli che a già Ibrahimovic, c'erano, ce n'erano degli altri, quindi insomma parliamo di assenze molto che, importanti. Esatto, segno che evidentemente il gruppo c'è. Senza dubbio. E tra l'altro insomma vediamo quale sarà il risultato di questa sera. Certo è che prende un Cagliari che soprattutto in casa insomma tanto in difficoltà, però non se la porta di certo da casa il Milan, perché poi queste partite si devono sempre disputare. A proposito di squadre in difficoltà, il Torino decide di esonerare Giampaolo, arriva al suo posto Nicola. Era ora, Pino, ma non perché uno ce l'ha con Giampaolo, per carità, ma perché i risultati in Serie A dicono che addirittura il Torino ha aspettato troppo, oppure no? Ma sicuramente è stato molto permissivo, però nello stesso tempo i risultati sono quelli che abbiamo visto e che sono sotto gli occhi di tutti. Secondo me ha pagato un po' anche di sfortuna, perché non dimenticate che il Torino credo che sia la squadra che negli ultimi minuti ha subito... Certo. Più gol, sì, e quindi il risultato è cambiato addirittura da una vittoria ad una sconfitta. Come è successo quindi, con la Lazio ad esempio, e non soltanto. E quindi anche questo ha contribuito. Però sappiamo perfettamente, è un luogo comune, ma deve essere così quando perdi tante partite, poi ti chiami anche Torino, non sei certo una salita dalla Serie B, chi paga è sempre l'allenatore. Cosa ti aspetti adesso da Nicola, Carlo? Beh, sicuramente Nicola è un allenatore abituato a lottare per l'obiettivo per cui sta lottando il Torino, cioè la salvezza, quindi mi aspetto subito, perlomeno a livello mentale, uno scatto, una risalita. Io ho visto proprio un Torino spento, un Torino quasi più che non voglioso, incapace, perché non dimentichiamo che lo Spezia è rimasto in 10 dall'ottavo minuto, sì, quindi ha giocato per tutta la partita 11 contro 10 e non è riuscito ad andare in gol. Io penso che Giampaolo sia stato concesso troppo tempo, ma semplicemente per lo stesso discorso di Pirlo, cioè credo che in alcuni casi si cerchi troppo
di lasciare tempo per dare un'impronta alla squadra, per creare, all'allenatore serve tempo. Io penso che molti allenatori siano stati bravi ad adattarsi a ciò che era stato lasciato dai precedenti e forse Giampaolo avrebbe dovuto fare anche un po' questo. Chiedeva tempo, però i risultati non arrivavano, quindi obiettivamente a inizio giorno di ritorno, ormai imminente, è necessario dare una scossa. Che poi qualche giocatore buono ce l'ha. Assolutamente, qualche individualità importante ce l'ha. Non dimentichiamo che c'ha, secondo me, dopo Immobile, il centravanti che più la butta dentro, che comunque più è preso in considerazione da Mancini stesso. Mm-hmm. Bellotti, ragazzi, sta lì, non è che sta dall'altra parte. Certo, è vero, assolutamente, assolutamente sì. In tutto questo, dopodomani ci sarà una partita con in palio un trofeo, che è la sfida tra Juventus e Napoli, partita molto importante, Supercoppa italiana. Juventus e Napoli che tra l'altro dovranno poi affrontarsi anche per il recupero della giornata di campionato, quella tanto tanto discussa. Napoli che viene appunto da questo nettissimo 6-0 contro la Fiorentina. Che tipo di Napoli ti aspetti, Pino? Perché poi il Napoli è un po' ballerino, una settimana fa 6 gol, è straripante, magari la settimana precedente, insomma comunque 2 settimane fa, non riesce a fare gol con lo Spezia. Ma tanto la preoccupazione viene più dalla Fiorentina, e poi parliamo un attimo del Napoli. La Fiorentina ha un tipo di gioco che sembra che abbia a mano il pallino. Immancabilmente alla prima azione dell'avversario, nella fattispecie, il Napoli prende gol. Ed è successo quello per tutto il primo tempo. Il Napoli del resto sono giocatori di grandissimo spessore tecnico, da Insigne, certo, a Zielinski. C'è questo ragazzo che gioca a centrocampo, Demme, che è uno che si fa valere nonostante non sia stato preso troppo in considerazione. Sì. Ha Lozano, che è un giocatore che tecnicamente è fortissimo. E quindi devi sempre fare i conti con un'altra squadra, con un'altra entità, che vedrai piano piano, credo che arriverà anche il Napoli fino alla fine. Oltretutto si ritrova una difesa che ha ritrovato Koulibaly e Manolas, ha un portiere sicuramente di primissimo piano, anzi ne ha due di primissimo piano, e c'ha l'altro Di Lorenzo, sì. Che sono due giocatori che concretamente, pur non avendo grande stoffa tecnica, si fanno sentire. Quindi sicuramente un Napoli che vedremo. Chi la vince la Supercoppa? È una bella... Se io dovessi dire così, senza pensarci subito, in virtù di quello che abbiamo visto, Napoli. Carlo? Io direi Napoli, perché la Juventus... Quindi la Juventus, convince, due sconfitte nel giro di 4 giorni, perché domenica e mercoledì. Con la Lazio lo scorso anno accadde in campionato, dopo 2 settimane in Supercoppa Riyadh, quindi... Però giusto proprio un attimo per ricongiungere quello che ho detto prima, gli allenatori che stanno ad adattarsi. Ieri il Napoli fa un terzo gol con Insigne che pesca il taglio di Lozano, schema di Sarri, ripercorso poi negli anni cambiati gli interpreti, quindi forse non sempre ciò che è stato lasciato è sempre da buttare, no? Assolutamente sì. Quando ha fatto il gol sembrava che l'avesse fatto Cagliari. Che era vero, nella Fiorentina. È vero, assolutamente, è vero. Che era proprio tipicazione Insigne-Cagliari. Esattamente. Verissimo, assolutamente sì. Tra l'altro Lozano, che lo scorso anno tanto criticato, in grandissima difficoltà, quest'anno invece sta trovando segno che poi magari ci vuole davvero questo benedetto tempo di adattamento, no, per tanti giocatori. Sicuramente. Vediamo anche il prossimo turno di Serie A prima di fermarci, perché si affronteranno Benevento-Torino, Roma-Spezia, Milan-Atalanta, quindi un bel big match in questa giornata di campionato. Udinese-Inter, Fiorentina-Crotone, Juventus-Bologna, Genoa-Cagliari, Verona-Napoli, Lazio-Sassuolo e Parma-Sampdoria. Queste sono tutte le partite in programma per la prossima giornata di campionato, ricordandovi però chiaramente che mercoledì c'è la sfida tra Juventus e Napoli, poi c'è anche la Coppa Italia, quindi ci sono insomma partite quasi tutti i giorni, tra l'altro questa sera, anzi tra pochissimo ormai, fischio d'inizio anche di Cagliari-Milan a chiudere questa giornata di campionato. Facciamo così, ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo tra pochissimo, dobbiamo parlare anche di Serie B. Croccantelle,
grooves without else down. We are hidden stripped into the fade out deeper down. Edilfema opera nel campo dell'edilizia pubblica e privata con attrezzature e mezzi di elevata qualità. Edilfema è in grado di offrire interventi completi sia nel campo delle ristrutturazioni sia nei restauri di immobili. Inoltre progetta e realizza opere di grande prestigio quali locali commerciali, abitazioni private, studi professionali e impianti sportivi. Edilfema, siamo in via Nomentana 1111 a Roma. Prodotti genuini, a prezzi economici. La spesa intelligente si fa al discount Bravetta Supermercati. Il supermercato adatto a ogni esigenza. Vasta scelta di alimenti di grande qualità. Pescheria, banco del pane e gastronomia a costi accessibili. Prodotti freschi, pronti e surgelati, ma anche senza glutine. Dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari. Il discount Bravetta Supermercati si trova in via degli Iacobacci 9. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. La domenica dalle 8.30 alle 13. Chiamalo 06 66 616 2140. Devi ristrutturare o costruire la tua casa o il tuo ufficio? GS Immobiliare fa il caso tuo. La GSA Immobiliare è un'azienda altamente specializzata nell'impiantistica per strutture commerciali e industriali di media e grande metratura. Da più di 35 anni di esperienza e professionalità nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza elettrici e di condizionamento. Cosa aspetti allora? GSA Immobiliare ti aspetta a Viale America 93 in zona Eur, a pochi metri dalla fermata Metro B Eur Palasport. Chiama il 335 6877 392. Atlas Vernici è una realtà che opera da molto tempo nel settore delle vernici ad alte prestazioni. Siamo impegnati costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti destinati ai settori carrozzeria, nautica ed industria. Atlas Vernici è presente su tutto il territorio nazionale, garantendo un supporto tecnico formativo ai nostri clienti. Eccoci qui, siamo ancora in diretta con l'ABC del calcio. È arrivato il momento di parlare di Serie B, perché poi ieri sera in Serie B partiamo dai risultati, ma c'è stato un altro big match molto molto importante, un altro big match in cui non c'è stata storia. L'Empoli travolge 5-0 la Salernitana. Due settimane qui eravamo a discutere due settimane fa sulla Salernitana, se fosse pronta o meno per il grande salto, per ambire davvero al primo posto e quindi alla Serie A. L'Empoli gliene fa addirittura 5-4 nel primo tempo e prende punti importanti anche sul Monza. Monza che non va oltre il 2-2 contro il Cosenza, secondo pareggio consecutivo. Poi gli altri risultati: Chievo Entella 2-1, Entella che veniva da 3 vittorie consecutive, cade in casa del Chievo. Vicenza Frosinone 0-0, il Cittadella invece resta ben saldo vicino alla vetta, 1-0 sull'Ascoli, tra l'altro Cittadella che deve ancora recuperare una partita. Pisa Brescia 1-0, Pordenone Venezia 2-0, la Regina perde in casa con il Lecce 0-1 e poi partita importante anche quella tra Pescara e Cremonese per la parte bassa della classifica, 2-0 della Cremonese sul Pescara, Cremonese che tra l'altro ha cambiato allenatore, ne parliamo magari tra poco. Questa sera chiudere la giornata di campionato la SPAL contro la Reggiana. Vediamo anche la classifica, perché come vi dicevo è una vittoria importantissima quella dell'Empoli, che va a 37 punti, allunga praticamente su tutte le altre, chiaramente sulla diretta concorrente che è appunto la Salernitana. Attenzione però al Cittadella, perché è ancora una gara da recuperare, 33 punti, quindi potenzialmente qualora dovesse vincere la partita che deve recuperare sono 36. È una vittoria tanto importante 5-0, Pino. Importante anche perché poi i valori
dell'Empoli li conosciamo, per cui, ma 6-5 gol di differenza mi sembrano veramente un po' tanti, mentre invece mi è sembrato come ci sia una sorta di fuga da parte delle due squadre, perché Cittadella deve ancora recuperare una partita, per cui le altre hanno 31 punti e sono distaccate di 6 punti. Ma ti sorprende, quindi, però questa debacle della Salernitana? Perché poi non più tardi di un paio di settimane fa eravamo qui che ci domandavamo se per la Salernitana fosse arrivato davvero l'anno giusto, no? Per un possibile salto, e poi invece credo ne abbia perse un paio consecutive, insomma, anche in modo netto. Che ha perso contro l'Empoli. Certo. Quindi non è che ha perso contro una squadra di media classifica per cui tutti quanti siamo qui a meravigliarci. Sai, l'Empoli ormai è una realtà, così come il Cittadella. Cittadella ha da recuperare una partita e quindi c'è una mini fuga di queste due squadre. Terza sconfitta consecutiva, mi correggo, per la Salernitana, insomma, importanti come numeri. Sì, ma forse la Salernitana, allora, a livello di individualità sicuramente ha delle buone individualità per la serie cadetta, ma nel momento forse quello che manca è, come per la Roma in Serie A, no? Nel momento poi del big match o comunque il momento importante della stagione in cui bisogna fare il passo in avanti, ancora fatica. È anche vero che tre sconfitte, bastano due vittorie per risalire ancora e per rimettere il fiato sul collo all'Empoli, al Cittadella. È vero anche però che il Cittadella si conferma sempre di più una squadra che deve ambire la promozione, è obbligata ad ambire la promozione. E quello è ciò che serve in Serie B, perché in Serie B, un po' come la Serie A di quest'anno, come accennavo prima, due vittorie sei in paradiso, certo. Due sconfitte sei in purgatorio, tre sei all'inferno. Certo. Mi ha stupito invece il Monza. Pensavo che avesse preso il filone giusto. Dovesse vincere la partita contro il Cosenza. Però se devo dire, secondo me il Monza, a livello di proprietà, a livello di società, mi dà l'idea di una formazione, di una squadra che comunque rimarrà in alto. No, ma anche al di là, poi, proprio a livello di struttura societaria, cioè una società costruita per arrivare in alto, e non penso neanche che una doppia sconfitta possa mettere troppo in difficoltà i lombardi. Beh, anche perché è una squadra costruita per vincere il campionato, quindi insomma è chiaro che punterà a farlo fino all'ultimo istante. Tra l'altro c'è il mercato aperto, gli scambi in Serie B sono parecchi, ci sono molte squadre che stanno cercando di rinforzarsi quanto più possibile, perché poi c'è ancora tanta strada da fare, quindi anche per le squadre che sono nella parte bassa di classifica chiaramente c'è tutto il tempo per poter recuperare. Vi chiedo però della Cremonese, perché c'è stato questo cambio in panchina già da, insomma, quasi 10 giorni, è andato via Bisoli, è arrivato Pecchia, quindi parliamo di due tecnici comunque entrambi con grande esperienza, no? Anche e soprattutto di Serie B, anche di Serie A fondamentalmente. Se rivediamo un attimo al volo la classifica, è una partita importante quella che poi vince la Cremonese, perché 2-0 sul Pescara, insomma, parliamo di squadre che un po' a sorpresa, perché soprattutto il Pescara uno magari non si aspetta di vederlo lì così in basso, però sono punti molto importanti quelli della Cremonese, Pino. Segno che poi quando cambi il tecnico c'è sempre questa svolta. Esatto, è quello il discorso. Di solito chi ha una possibilità a far sì che vinca lo fa soprattutto con l'allenatore che deve per forza mettersi in evidenza. I giocatori a maggior ragione danno più di quello che hanno dato sinora e quindi esce fuori il risultato. Però francamente non credo che all'improvviso ci sia la bacchetta magica, non credo. Carlo? Beh, probabilmente, ecco, magari la bacchetta magica no, però la capacità di fare un po' meglio, perlomeno di condurre una stagione dignitosa senza troppi rischi, perché comunque quello con il Pescara a livello di classifica era uno scontro diretto. Certo. Ora, tra sicuramente magari puntare playoff o rimanere in quella zona, tendo più per la seconda, per la Cremonese. Però probabilmente, perlomeno una scossa, una possibilità di dire viviamo e chiudiamo il campionato, questo comunque rimane sempre un campionato atipico, nel migliore dei modi, e viviamo in zone tranquille, in acque tranquille, poi voltiamo pagina al prossimo anno, è una buona soluzione.
È un campionato molto particolare perché poi ne abbiamo parlato tanto tra Serie B e Serie C, insomma il Covid e le positività stanno comunque influenzando anche in Serie A, per carità, lo diciamo sempre, però più si scende e più diventa influente. C'è poco da dire, questo è un campionato in tutte e tre le categorie anomale, direi addirittura irregolari. E succede in Serie A, figurati un po' quello che può succedere sicuramente in Serie B, e quindi credo che tutti quanti stiano pensando a fare qualcosa di buono per ritornare un'altra volta ad avere la possibilità di stare un po' più tranquilli, addirittura per quelli che vogliono andare in Serie A, vedi Monza, sicuramente faranno qualcosa, però è un campionato veramente anomalo. Sì, assolutamente. Ricordiamo chiaramente calciomercato aperto, noi prima a microfoni spenti parlavamo di possibili scambi, anche facendo accenno soprattutto alle questioni legate alla Salernitana, che appunto forse no, vuole comunque provare ad ambire ai primissimi posti, per quanto nelle ultime settimane non sia andata alla grandissima. Da chi ti aspetti qualche colpo in più però? Perché poi insomma, uno magari dice facile il Monza, però il Monza più di ufficializzare ormai qualche certo. settimana fa Balotelli, in estate aveva già preso Boateng, cioè non so quanto possa... Guardando la classifica, guarda, forse al primo impatto direi subito il Lecce, perché è una formazione che non riesco proprio a vedere in Serie B, e secondo me deve puntare anche... Sai, tante volte i colpi di mercato invernale, oltre ad accrescere il potenziale, come nel caso del Milan con Mandzukic, ci danno anche un segnale, certo. anche allo spogliatoio. Cioè, noi vogliamo quell'obiettivo, vogliamo perlomeno provarci. Quindi mi aspetto la Salernitana, tutto sommato sappiamo che qualche movimento comunque lo fa sempre, per rimanere alle squadre un po' di vertice. Il Cittadella è una squadra abbastanza consolidata, l'Empoli, forse anche qualcosa dall'Empoli, ma piuttosto diciamo di contorno, il colpo decisivo me lo aspetto più dal Lecce. Mi sembra che il Lecce proprio sia la squadra che andrà più avanti, anche nei confronti della Cittadella, lo stesso dell'Empoli, a me sembra che il Lecce abbia qualcosa di più rispetto agli altri. Aveva cominciato un po' maluccio, se vi ricordate, all'inizio del campionato, poi evidentemente si è data da fare, oltretutto si ritrova una squadra che ha almeno una rosa molto più concreta rispetto alle altre. Tra l'altro Lecce, che insomma è una delle squadre retrocesse, no? dalla Serie A appunto, quindi vediamo se riuscirà a riambire. Certo è che ci sono sicuramente più squadre importanti e che hanno speso tanto, appunto il Monza, l'Empoli, ma uno fa difficoltà anche ormai a vedere il Chievo in Serie B, la SPAL, perché poi parliamo di realtà che negli anni si sono consolidate, sono diventate realtà importanti anche in Serie A, su tutto il Chievo chiaramente da questo punto di vista. Questa sera la partita che chiuderà è appunto quella tra SPAL e Reggiana, ne hanno parlato ovviamente entrambi i mister. Sulla carta, Carlo, dovrebbe la spalla avere, diciamo così, terreno spianato, però mister Marino ha detto attenzione, guai a sottovalutare, perché la Reggiana comunque si è rinforzata. Tu che ti aspetti? Beh, sicuramente la SPAL parte favorita, le parole del mister degli Essensi sicuramente tendono a tenere alta la concentrazione, no? Non ho mai sentito un allenatore dire giocheremo contro una delle formazioni di cui siamo superiori e vinceremo a mani basse. C'è sempre un po' l'allerta, forse anche mette un po' le mani avanti, no? Però sulla carta è una di quelle partite che la SPAL non può fallire, anche perché fallire una partita del genere anche a livello mentale ha degli impatti importanti. Non dimentichiamo che la SPAL è reduce da un risultato di Coppa Italia non indifferente. Sì, è vero, assolutamente. Quindi anche questo può influire. Sì, altro che... Staremo a vedere, chiaramente la partita tanto andrà in scena appunto questa sera. Vediamo anche però il prossimo turno di Serie B, quali sono le partite in programma, appunto le partite che si disputeranno il prossimo weekend, sono appunto queste: Virtus Entella Pisa, Ascoli Chievo, Cremonese SPAL, Frosinone Regina, Reggiana Vicenza, Venezia Cittadella, Salernitana Pescara, Lecce Empoli. Avete parlato del Lecce, insomma, come una squadra che
può ambire, e quale partita se non quella con l'Empoli per poterlo dimostrare, Cosenza-Pordenone e infine Brescia-Monza, queste sono le partite in programma. Un'ultima cosa ve la volevo domandare ad entrambi sul Frosinone, perché poi noi stando qui a Roma abbiamo sempre uno sguardo attento, no? Anche sui ciociari, ti aspettavi qualcosa di più? Al Frosinone sono anni che mi aspetto forse qualcosa di più. Nessa non mi sta convincendo proprio del tutto, ma più che altro perché il Frosinone è una squadra che ormai si era abituata alla Serie A. È vero, non c'è stato moltissimo, però è una formazione come anche la Spal, come le altre, che deve stare in alto. Non è una possibilità, un qualcosa di un obiettivo che può essere aggiunto, deve essere aggiunto, quindi necessariamente mi aspettavo qualcosa di più. Sì, in effetti credo che Nesta stesso abbia qualche colpa, oltretutto è l'allenatore di una squadra che ha avuto, diciamo, dei risultati non eclatanti. Certo. E credo che abbia pagato, secondo me, ancora una volta lo dico, lui non è ancora in grado di poter fare il salto di qualità per arrivare in Serie A un'altra volta. Serviva a me più dispiace, gavetta. Ma sì, un po' di gavetta, perché avendo poi oltretutto una rosa, per quanto sia certo possibile, è una rosa di un certo spessore, però credo che qualche cosa non abbia funzionato. Facciamo così, noi ci fermiamo di nuovo, dobbiamo parlare nell'ultima parte di trasmissione anche di Serie C. Edilfema opera nel campo dell'edilizia pubblica e privata con attrezzature e mezzi di elevata qualità. Edilfema è in grado di offrire interventi completi sia nel campo delle ristrutturazioni sia nei restauri di immobili. Inoltre progetta e realizza opere di grande prestigio quali locali commerciali, abitazioni private, studi professionali e impianti sportivi. Edilfema, siamo in via Nomentana 1111 a Roma. Prodotti genuini, a prezzi economici. La spesa intelligente si fa al discount Bravetta Supermercati. Il supermercato adatto a ogni esigenza. Vasta scelta di alimenti di grande qualità. Pescheria, banco del pane e gastronomia a costi accessibili. Prodotti freschi, pronti e surgelati, ma anche senza glutine. Dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari. Il discount Bravetta Supermercati si trova in via degli Iacobacci 9. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. La domenica dalle 8.30 alle 13. Chiamalo 06 66 616 2140. Devi ristrutturare o costruire la tua casa o il tuo ufficio? GS Immobiliare fa il caso tuo. La GSA Immobiliare è un'azienda altamente specializzata nell'impiantistica per strutture commerciali e industriali di media e grande metratura. Da più di 35 anni di esperienza e professionalità nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza elettrici e di condizionamento. Cosa aspetti allora? GSA Immobiliare ti aspetta a Viale America 93 in zona Eur, a pochi metri dalla fermata Metro B Eur Palasport.
Chiama il 335-6877-392. Atlas Vernici è una realtà che opera da molto tempo nel settore delle vernici ad alte prestazioni. Siamo impegnati costantemente nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti destinati ai settori carrozzeria, nautica ed industria. Atlas Vernici è presente su tutto il territorio nazionale, garantendo un supporto tecnico formativo ai nostri clienti. Ultimissima parte di trasmissione, dobbiamo parlare di Serie C, partiamo subito dai risultati del Girone A, ultima giornata di campionato, perché poi insomma ci sono tante cose e abbiamo pochi minuti a disposizione, tante cose da dire. Partiamo appunto con i risultati di quest'ultima giornata di campionato per quel che riguarda il Girone A, un girone ancora comandato dal Renate, un Renate che però pareggia 1-1 contro la Lucchese e quindi ne approfittano le concorrenti. Si avvicina il Como con ancora una gara da recuperare, soltanto un pari invece per l'Alessandria. Tra l'altro Como e Alessandria che devono affrontarsi, si affronteranno dopodomani in questo big match che può decretare insomma la diretta concorrente del Renate. Classifica senza dubbio ancora aperta, Pino, però insomma nonostante il pari il Renate continua a crederci fortemente. Ragazzi, sono 5 punti che mettono quasi una classifica in grado di potersi permettere il lusso di andare avanti. Il Como ovviamente ha una grande carta, una grande squadra, per cui sicuramente sarà una partita, credo che possa portare il Renate ad arrivare fino in fondo. Tu che dici, Carlo? Beh, sicuramente in Serie C avere 5 punti è un buon gap da colmare per le avversarie, quindi si può giocare anche un po' con il calendario, anche perché comunque chi è primo rispetto alle concorrenti secondo me c'è un divario maggiore tra le grandi e le piccole. Lo scontro tra Como e Alessandria, poi l'Alessandria del nostro ex Blanco Celeste Angelo Adamo Gregucci, sarà sicuramente uno scontro secondo me più che d'alta quota. Il Como sarà chiamato magari a non perdere punti. Ma secondo te se l'Alessandria perde è fuori dalla corsa? Se l'Alessandria perde, se non ricordo male, ha 31 punti. 31 punti. Il Renate 42 meno 11, perlomeno dalla vetta è fuori, secondo me. Sicuramente, io penso di sì. E secondo me il Como potrebbe anche accontentarsi, ovviamente bisogna vedere l'andamento della gara, certo, ma anche un pareggio non sarebbe del tutto da disprezzare, perché comunque l'Alessandria è quarto, si manterrebbe un distacco di 6 punti, quindi il Como secondo me ha 2 risultati su 3, l'Alessandria un solo risultato. Sei d'accordo, dicevi, Pino? Sono d'accordo. Il Como Pilato deve anche recuperare una partita. Per sì, cui sì, appunto, questa con l'Alessandria di mercoledì, sicuramente, del 20. Sicuramente ha tutte le chance per poter salire. Vediamo anche i risultati del Girone B, diamo uno sguardo a che cosa è avvenuto, perché il Modena, dopo le varie vittorie consecutive, ben 4, esce soltanto con un pari nella partita con, no mi sto perdendo, no, esce sconfitto appunto con la Virtus Verona, come avevo infatti già detto, ne approfittano le inseguitrici, non tutte, però insomma il Padova vince 1-0 con la San Benedettese. Ne approfittano però soprattutto Sudtirol e Perugia. Il Sudtirol vince 1-0 contro Vis Pesaro, vince anche il Perugia, anche soffrendo 3-2 contro il Feral Pisalò. Vediamo anche la classifica, perché poi vince anche il Cesena, insomma tutte sono molto molto vicine, partite e soprattutto classifica senza dubbio più aperta rispetto sia al girone A e soprattutto poi al girone C che vedremo tra pochissimo. Cesena che vince 2-0 contro l'Arezzo. Arezzo, guardate, 10 punti in classifica, oggi ufficializzato Stellone alla guida dell'Arezzo. Parto proprio dal basso, perché poi Stellone lo conosciamo tutti, è un allenatore ex calciatore, allenatore che ha fatto tanta Serie B, si è tolto soddisfazioni importanti, ha portato il Frosinone in Serie A, ha credo fatto che sia la stato Serie proprio A.
lui a portare il autore il proprio del miracolo, no? Ecco, accetta una sfida molto difficile. Sicuramente sì. È stato parecchio su fuori, perché pensavo che lui dovesse rientrare nel gruppo dei grandi allenatori, ovviamente, di Serie B. E ci aveva provato col Bari. Con... Esattamente. Però in 5 punti tu vedi 6 squadre. E questo è un po' il risultato di questa domenica. Che dici? Sicuramente è una grande sfida per lui, però ecco, come diceva giustamente Pino, non ci sono poi tantissimi punti dalle altre concorrenti, quindi... Però 10 sono pochi per l'Arezzo, è vero che, per carità, se rivediamo proprio al volo la classifica, credo penso la prima però, poi sia a 13 o a 14 la penultima in classifica, 14 sì, il Ravenna, però... 15, 18, però insomma ecco... Non, sì, sicuramente... Non è impossibile, per carità... Sicuramente è una grande sfida, però così secondo me Stellone può farcela, e probabilmente è rimasto fuori perché... In Serie B, ma come anche in Serie A, secondo me ci sono vari allenatori che sono a riposo forzato, che non meriterebbero di essere a riposo forzato. E parecchi, hai ragione. Quindi un bocca al lupo a Stellone, all'Arezzo, che comunque anche Arezzo è una grande piazza, perlomeno sì, per la serie cadetta. Chiudo soltanto dicendo che secondo me la San Benedettese con l'ultimo capposo è un po' tirata fuori dalla corsa, sì, perché comunque comincia ad avere qualche punto di troppo da recuperare, e soprattutto quando ci sono tante squadre sopra diventa complicato. Si fa fatica però nel girone B a trovare una che può staccarsi. Sì, è complicato, anche perché veramente sono racchiuse in 2-3 punti, quindi, e secondo me anche a livello di organici non c'è proprio una super favorita, sono tutte lì, anche i risultati rispecchiano un po' l'andamento, no? Il Padova vince veramente di misura, sì. Anche il Perugia col Friar Pisolò, quindi rimane un campionato secondo me apertissimo, e anche ancora di più poi di quello del Girone C, che mi sembra chiuso. Lo vediamo. Il Girone C è importante. Sì, lo vediamo il Girone C, perché insomma c'è una Ternana che è una macchina da guerra, un carro armato quest'anno, 3-0 sulla Juve Stabia, è primato indiscusso, le altre inseguitrici provano a tenere il passo, quantomeno a tenere sempre la stessa distanza dalla vetta, lo fa il Bari 1-0 contro il Bisceglie, torna in ottime posizioni anche il Catania 2-1 sul Foggia, così come l'Avellino 1-0 sulla Cavese. Vediamo però anche la classifica, perché è una classifica, non voglio dire già scritta, ma 46 punti per la Ternana quando non siamo neanche al giro di boa, 38 per il Bari, più 8 sulla seconda, e poi guardate qui, già 7 punti ancora di distanza dalla terza in classifica, quindi l'Avellino, e via via tutte le altre, il Catania ne ha addirittura 30. Grande campionato la Ternana. Sembra che veramente abbia assunto la leadership di questo campionato. Mentre invece il Bari e l'Avellino hanno comunque una differenza di 7-8 punti, però l'Avellino è partito male. Sì. E quindi soltanto ora sta riuscendo ad avere qualcosa in più rispetto alle altre che stanno seguendo, Bari e Ternana. Carlo? Beh, sicuramente la Ternana è veramente ormai è da sola, in solitaria, ma secondo me è anche meritato. Certo. Perché, no, ma anche per la piazza. Ricordo che hanno raccontato che a Terni, a parte che è molto sentito proprio, no, l'amore per i rossoverdi, ma anche ai ragazzi delle giovanili vengono chiesti gli autografi dai ragazzi, dai bambini, quindi si respira molto il calcio, e secondo me il calcio umbro, anche il Perugia nel Girone B, merita di risalire. Sono due formazioni che il derby Ternana-Perugia è sempre un derby comunque affascinante, che sarebbe bello vedere in Serie Cadetta. È sempre stato comunque negli ultimi anni almeno un derby, diciamo, da Serie B. Lo diciamo sempre, quello che sta facendo il presidente della Ternana, credo che sia sotto gli occhi di tutti. Certo. Poi è anche uno stadio, secondo me, molto bello e Liberati, quindi... Non ho mai avuto la fortuna di andarci, però secondo me è un bello stadio. Bello, sì, sì, sì. Io ci sono stata assolutamente, confermo il fatto soprattutto che il calcio è molto molto sentito. Tra l'altro Bandecchi, quando è arrivato appunto a Terni, aveva promesso che avrebbe regalato la Serie A, poi invece addirittura è arrivata la Serie C, quindi la voglia di riuscire a tornare in cadetteria è senza dubbio molto molto forte, no? E sicuramente. Quest'anno. E quest'anno i risultati dicono che può perderlo solo la Ternana, questo campionato. Ma anche campionato. Gli investimenti a carattere economico parlano chiaro. Assolutamente, lo diciamo sempre ogni volta, ma è così.
Intanto lunedì scorso vi avevamo parlato delle elezioni che ci sarebbero state il giorno dopo per quel che riguarda la Lega di Serie C ed è cominciato il Ghirelli bis. Nessuna sorpresa, era assolutamente prevedibile che sarebbe stato rieletto proprio il presidente già in carica, appunto Ghirelli, e tra pochissimo ci andremo a vedere proprio un mini servizio sulla rielezione di Ghirelli, dandovi l'appuntamento ovviamente a lunedì prossimo con l'ABC del calcio. Vi ricordo l'appuntamento dalle 20 alle 21 in diretta su One TV canale 86 e 165 del digitale terrestre. Io saluto e ringrazio Pino Wilson per essere stato grazie con noi. Grazie a voi. Grazie mille a Carlo Peroni di LazioPress.it. Ciao Elisa, un saluto a tutti. E noi vi lasciamo con un servizio dedicato proprio alla rielezione del presidente Ghirelli per quel che riguarda la Lega di Serie C. Ci vediamo lunedì prossimo dalle 20 alle 21. Parte il Ghirelli bis, ufficiale il secondo mandato filato da presidente di Lega Pro per Francesco Ghirelli, nominato per la prima volta nel novembre 2018, quando subentrò all'attuale presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Ghirelli ha difatti raccolto 49 voti a favore contro le tre preferenze per lo sfidante Andrea Borghini. Ghirelli, nato a Gubbio nel 1948, ha in passato ricoperto incarichi dirigenziali nel Perugia e Bari, assumendo funzioni apicali anche nella pallavolo, come dimostra la sua presenza nel comitato organizzatore del Mondiale di Volley 2010 e la presidenza della Lega di Beach Volley in ambito federale. È stato in passato segretario generale della FIGC e direttore generale della Lega Pro. Eletti come vicepresidenti Marcel Vulpis e Luigi Ludovici per proseguire un lavoro di riforme e riorganizzazione della terza serie nazionale reso ancor più complesso dalla problematica Covid. È un impegno gravoso, però lo possiamo affrontare con una squadra forte, di grande competenza e prevalentemente fornita di grande professionalità e di unità nel sapere che una squadra deve essere compatta, unita, avere un unico obiettivo. Credo che questo sia il cambio di passo che abbiamo operato in questa assemblea. E la Lega Pro è il calcio che fa bene al paese. Servirà ancor più dopo Covid-19, adesso dobbiamo puntare alla sostenibilità, alla riforma dei campionati e ad aumentare la reputazione di questa Lega per interloquire con tutti i livelli istituzionali, dove siamo già ad un livello di grande qualità di interlocuzione, ma anche con gli sponsor e con tutte le attività produttive del paese. Quest'oggi parte un nuovo quadriennio della Lega Pro, nuovo quadriennio che sarà focalizzato soprattutto su alcune aree. Nello specifico, per quanto mi riguarda come vicepresidente vicario, mi occuperò di marketing, commerciale e comunicazione. Quindi saremo al lavoro già dai primi giorni nella individuazione di nuovi format e nuovi sponsor da poter portare all'interno della Lega Pro per poi destinare risorse ai club, soprattutto in un momento molto difficile come questo dell'attuale emergenza sanitaria. Una giornata importante, un rilancio di un percorso che è già stato avviato ma che deve ovviamente ancora andare avanti e completare tante cose. E nei giorni prossimi cominceremo subito ad attivare le leve progettuali che abbiamo in testa. In particolare c'è già un tema legato alle infrastrutture in previsione di un'audizione che sarà in programma nei prossimi giorni. Insomma, il lavoro non manca e a questo punto bisogna solo mettersi lì a testa bassa e pedalare.